mistero della nascita di Gesù e la forza evocativa della tradizione popolare. Le scene bibliche della natività, dell'annuncio, della taverna rivivono dopo 350 anni nella rassegna Passeggiando nel presepe, mostra tra storia, arte, sapori e tradizioni napoletane. La perfezione delle forme, la ricchezza degli allestimenti scenografici, la finezza dei vestiti ci riportano indietro al regno di Carlo di Borbone, grande estimatore del presepe. Non solo una valenza artistica, però, ma anche un'operazione culturale realizzata con la trasposizione scenografica dalla terra di Palestina alla vita quotidiana della Napoli del Settecento. Questa operazione universalizza la validità dell'avvento del Cristo ed è quella che ha reso famoso il presepe al di là delle sue qualità storico e artistiche. L'avvento del Cristo sulla terra è importante per tutti gli uomini, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto, e il fatto che sia nato in Palestina quindi rimane esclusivamente una casualità storica. Le scene della mostra di Cecina si animano con oltre 60 statue realizzate in terracotta, legno e sughero, alte dai 30 ai 35 centimetri. Notevole l'eleganza espressiva, insieme al pregio delle vesti e dei gioielli dei pastori, termine con il quale si indicano nel gergo del presepe napoletano tutti i personaggi che compongono la scena, in perenne movimento nonostante l'inevitabile staticità. La rappresentazione che noi vediamo in un presepe non è né più né meno come la fotografia, lo scatto fotografico di una rappresentazione teatrale in itinere, per cui questa fotografia rappresenta un avvenimento, qualcosa che stava succedendo, per cui più c'è movimento nella scena, più è veritiera, anche se è la fotografia di una scena che era in movimento. Nella tradizione partenopea, in più, il presepe stimola, oltre al misticismo, anche un'emotività più conviviale, che sollecita con l'oggetto un rapporto più familiare. Alla storia sacra vengono incorporati frammenti autentici di quotidianità. Questa è la grande suggestione della napoletanità. Il presepe è Natale, assolutamente Natale, è una filosofia di vita. Il presepe in ogni casa napoletana si fa l'8 di dicembre, assolutamente il giorno dell'Immacolata. Si inizia praticamente a rispolverare quei vecchi pastori ancora avvolti nella carta velina che vengono messi giù, si apre questa scatola che è un po' la scatola poi dei ricordi in realtà, dove c'è sempre il cane con la zampa spezzata che in realtà viene nascosta, diciamo, nel muschio, perché è il cane di sempre. Normalmente sono i nonni che aiutano a portare avanti, insomma, la tradizione, logicamente i nipoti più piccoli a casa, ma è assolutamente una filosofia di vita.